Ciao ragazzi, una piccola recensione da lampo perché molti mi stanno chiedendo di FIFA. Sapete che mi piacciono i giochi sportivi, mi piace il gioco del calcio e molti mi chiedono, avendomi visto provare la demo del gioco, cosa ne penso, se comprerò FIFA il Day One, se non lo comprerò il Day One, se lo vedo migliorato, peggiorato, un giudizio personale appunto sulla demo mostrata poco questa settimana. E intanto cosa dire, molte cose non le posso giudicare per il semplice motivo che appunto è una demo. Come sarà l'offline da me tanto criticato nel vecchio FIFA 14? Boh. Ci sarà ancora il momentum? Boh. Onestamente sono cose che non posso dire, altre invece le posso giudicare. A livello visivo mi è piaciuta abbastanza, mi sembra un pochettino migliorato a livello grafico, però non capisco se è proprio la grafica è migliorata o sono, è la fluidità dei giocatori che è migliorata. Mi sembra che ci sono molte più animazioni, i giocatori siano più morbidi nei movimenti, non vedo la legnosità soprattutto nei portieri, vedo molte movenze e molto naturali, diciamo. E infatti FIFA lo mette nella home page che ho scritto, i portieri hanno 59 animazioni, si muovono molto molto meglio, perciò è un bene per la serie. La EA dice che i core e altre cose andranno a aumentare il livello emotivo dei giocatori con reazioni eccetera. Onestamente di tutto questo io non ho visto un cazzo nella demo, o non è ancora abilitato, e che mi chiedo se non abiliti nella demo una nuova feature che cosa la annuncia a fare, o meglio cosa pubblichi la beta a fare. Però diciamo che promettono che i giocatori cambino gli umori, cazzi vari, vedremo. Questa cosa diciamo che mi sembra un po' un fuoco di paglia, non mi convince appieno. Molti dicono i portieri sono più difficili da battere, è vero, da fuori area sono molto più difficili, non respingono più tutto, ogni serie di tiro con i pugni. Prima mi sembravano tanti toldi, quando c'era toldo Inter, che ogni cazzo di tiro dava il pugno al pallone, lo metteva in mezzo all'area e l'attaccante avversario bastava che la spingeva dentro. Adesso vedo che le mani hanno scoperto che le possono usare e delle volte danno dei piccoli tocchini col pugno per poi raccogliere con le mani davanti a lui. E non mi piacciono nelle uscite. Ho già fatto 4-5 gol con il portiere che mi viene ad affrontare quando sono in contropiede, a metà strada si blocca e inizia ad andare indietro, cosa che FIFA 14 non faceva mai, cioè ti venivano nei piedi. Qui invece torni indietro e te li fai sempre gol. Anche due uscite sul calcio d'angolo, faccio il cross, il portiere salta, non prende la palla e il mio giocatore dietro fa gol di testa. Questo mi è capitato anche di subirlo però. Se il vecchio FIFA aveva, il 14, aveva come life motive la forza bruta, esempio il Bayern era una squadra praticamente imbattibile e il Barcellona era una squadra di pippe perché erano tutti veloci, tutti bassi, e ogni squadra avversaria un po' fisicata li sovrastava perché c'erano trattenute, calci. Su questo è il contrario. Sembra che FIFA aveva cambiato da forza bruta a agilità. Vediamo giocatori veloci che partono via in contropiede e non si prendono più, che sguizzano via al difensore che cerca di bloccarli e non li prende più. Sembra che molto sia molto più propenso alla velocità che ha magari un po' più di realismo, come era più 14, anche se era un realismo troppo esagerato lì. Delle volte era noioso non poter mai partire in contropiede. Ma qui invece sembra che pecchino dalla parte opposta, sembra che la squadra che abbia i giocatori più veloci sia di molto più avvantaggiata. Infatti il Barcellona è tornato ad essere una bestia del calcio. Adesso voglio vedere un Real con Cristiano Ronaldo e Bale, anche loro saranno ignoranti da superare. Anche le difese mi sembrano appunto per questo più facili da passare, ma vedremo quando sia il gioco completo, ci saranno tattiche e altre cose per migliorare questa cosa qui. Tiri, cross, passaggi, mi sembra tutto esattamente uguale al passato. Non mi sembra che avevano cambiato nessun tipo di fisica della palla o altre cose. Io magari qualche miglioramento in più l'avrei fatto, però tutto sommato va bene così. Ripeto, vedere un giocatore calciare è più bello in questo perché ovviamente sono più fluidi, però il tiro in sé mi sembra esattamente lo stesso, come i dribbling e come altre cose. Poi vedremo se qualcosina sarà cambiato, però diciamo che mi sembra tutte queste cose qui siano invariate. Nota positiva di questa demo di FIFA è che hanno tolto una cosa che io odiavo profondamente. È la cosa di non skippare quando la palla va fuori, il giocatore che va a raccogliere la palla, ci mette comodo e la tira. Ogni tanto si addormentano i giocatori quando la devono tirare, però questo qui penso che è una cosa che metteranno a posto. Però il fatto che io posso spingere X e saltare quella parte pallosissima, che delle volte ci stanno ore andare a prendere quella figa di palla perché se ne è un in campo la devono buttare fuori simulando una partita reale, onestamente è una cosa che io detesto. Quando nei momenti caldi della partita, quando magari sta 1-1 o perdete, siete all'85esimo e siete lì frenetici e di aspettare che questo con tutta comodità prende la palla, si mette a posto, la butta fuori. Quando comunque la palla va fuori e si deve essere la messa laterale, cambi giocatore eccetera, il tempo
va alla velocità reale, perciò i secondi, a posto che passare 10 minuti del tempo di gioco, passano 10 secondi del tempo reale. Onestamente io perdere 10 minuti di gioco per una rimessa laterale mi sembrava una stronzata che c'è in tutti i giochi di calcio, onestamente, e anche sportivi in generale. Io spero una vita offline migliore rispetto a FIFA 14, come il mondo speri che non ci sia più il momentum, però tutte queste cose qui saranno impossibili, come ho detto prima, da giudicare dalla demo. Io quello che ho visto finora è: comprerò FIFA 14 sì o no al day one? Probabilmente sì. Aspetto ancora PES da vedere, e diciamo che hanno votato come miglior gioco calcistico dell'anno. Voglio vedere se effettivamente sia pubblicità oppure vero. La demo uscirà in America, non c'è ancora la data per l'Europa, tra una settimana la proverò e si vedrà se effettivamente sia migliorato o no. Il difetto di PES è che esce a 2 mesi dal campionato, quando FIFA è già uscito almeno 1 mese e mezzo prima. Ovviamente questo divario temporale, io voglio giocare uno sportivo adesso, e anche se non sono sicurissimo su FIFA, vorrei vedere l'offline prima, ma mi conosco, so che alla fine lo andrò a comprare lo stesso. Probabilmente comprerò entrambi i giochi quest'anno, se dalla demo PES mi risulterà effettivamente migliorato, ha fatto quel passo mancante in più che deve fare col vecchio. Questo è un giudizio sulla demo molto veloce, non è che posso entrare nel particolare, perché è una demo, era giustamente per rispondere alle vostre richieste su Twitter e su Twitch, che mi fate durante le live. Come dico sempre, seguitemi su Twitch, perché quando comprerò FIFA vincerò le partite lì. Seguitemi sull'angolo, ne parlerò anche di FIFA lì, sul live podcast di The Game Fathers. Iscrivetevi al canale se altri video come questi vi possono piacere. Date un giudizio positivo o negativo, se vi piace il video oppure no. Commentate, fate altre richieste. Ciao!